Raga, che c'è da fare per domani? Niente. Come niente, raga? C'è il compito sulla corruzione. Ragazzi, qui si parla sempre solo di scuola, anche a ricreazione, ma è possibile? Piuttosto avete pensato a qualcosa? Salve a tutti dalla penisola dei corrotti. Questo è l'unico programma che vi mostra la realtà sul fenomeno della corruzione in Italia. Come sapete, in Italia il debito pubblico non è affatto influenzato dal fenomeno della corruzione. È costituito, infatti, da cifre irrisorie. 2.849 migliaia di miliardi di dollari. Ecco a voi il servizio del nostro inviato. Ecco, sì, sono qui in uno studio medico per vedere la situazione nella sanità. Entriamo. Dottoressa, senta, io voglio diventare cieca. Come cieca? Sì, voglio prendere la pensione perché non voglio andare a lavorare e poi voglio andare a spasso tutto il giorno. Ah, ci penso io. Con la mia posizione e con qualche conoscenza posso aiutarla. Naturalmente ci vuole un piccolo incentivo. Guardi, a questo avevo già pensato. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Il secondo caso che vi proponiamo oggi riguarda l'ambito del lavoro. Vediamo cosa accade. Onorevole, ho un assoluto bisogno di vincere quel concorso. Quello di cui le avevo parlato, per diventare direttore della banca, sarei disposto a pagare qualsiasi cifra, 50, 100.000 euro, quello che le serve. Ah, sei un ragazzo molto intelligente. Hai già capito come funziona. Considerati già direttore. E ora andiamo a vedere che cosa accade nelle scuole italiane. Ragazzi, qui potete vedere la formula. Prof, ma qua casca tutto! Ragazzi, non vi preoccupate. La scuola è stata appena ristrutturata. Questo è tutto dalla penisola dei corrotti. Alla prossima puntata! Oh, sì! Raga, ma la corruzione sarà per tutto. Dobbiamo fare qualcosa per sconfiggerlo. Per quanto mi riguarda, io né corrompo né sono corrotto. Della faccenda non mi interessa, poi vedetevela voi. Lui, è inutile che fai così. Tanto le prime vittime della corruzione siamo noi giovani e ne subiremo le conseguenze. Scusatemi, allora dobbiamo fare qualcosa. Raga, ma non vi ricordate che cosa diceva Don Milani? È inutile avere le mani pulite se poi le teniamo in tasca. Io ho visto lo spot di Libera, c'è una manifestazione contro la mafia, potremmo partecipare. Dobbiamo far ripartire il futuro. Si riparte? Si riparte! Trying with all of my might, with only some words that we said, but I can't get you out of my head. I don't know.